La Bugatti Chiron non è di certo una novità per questo salone di Francoforte, ma è un oggetto così affascinante e talmente sensazionale dal punto di vista delle prestazioni della meccanica che c'è sempre un buon motivo per fare un nuovo video. E poi qui c'è un vero motivo, perché qui in Germania la casa di Molsheim ha comunicato di aver registrato un nuovo record incredibile proprio con questa Chiron. Il nuovo modello della Bugatti infatti è riuscito ad accelerare da 0 a 400 all'ora e poi a fermarsi in 41.96 secondi. Una prestazione incredibile resa possibile anche da un pilota di eccezione. Al volante infatti durante il record non si trovava un pilota qualunque ma Juan Pablo Montoya, l'ex pilota di Formula 1, vincitore del GP di Monaco, che oggi è impegnato in IndyCar. La notizia è sensazionale non solo per le cifre che ci sono in gioco, ma anche perché in questo modo la Chiron ha battuto il record precedente di questa medesima prestazione. Indovinate di chi era il record? Di un'altra Bugatti, la Veyron. Ma com'è stato possibile ottenere uno 0400 in poco meno di 42 secondi? Beh, la Chiron raggiunge i 400 km orari, sì, avete capito bene, i 400 km orari in appena 32,6 secondi. Le bastano 2,6 km di rettilineo per arrivare a questa velocità impressionante. Una volta che ci si aggrappa ai freni, poi, basta un tempo di 0,8 secondi per l'apertura dell'ala aerodinamica posteriore. Larga 1,5 metri, con un angolo di 49 gradi, è capace di premere sull'asfalto il retrotreno con una forza di 900 kg. A questo punto, la decelerazione raggiunge i 2G, un valore simile a quello del lancio dello Space Shuttle. Lo spazio di frenata da 400 km orari è di 491 metri e il tempo per arrestarsi è di soli 9,3 secondi. Lo spazio totale per l'intera operazione 0-400 km orari 0 è di 3,1 km. Durante i test con la Chiron, Juan Pablo Montoya ha superato i 400 all'ora per ben 17 volte ed è riuscito a migliorare anche il suo personale record di velocità massima, che era di 407 km orari ottenuto con una IndyCar. Al volante della Bugatti, infatti, ha toccato i 420 km orari. Ma è bene ripassare quali siano le carte di questo prodigio della tecnica. Il motore centrale è spaventoso, W16, 16 cilindri disposti a W per una cilindrata di 8 litri. Questo motore è in grado di sviluppare 1500 cavalli grazie a un sistema di sovralimentazione quadriturbo. Per scaricare a terra tutta questa potenza ovviamente è necessaria una trazione integrale dalla gestione molto raffinata e la Michelin ha dovuto sviluppare appositamente degli pneumatici. I freni sono carboceramici e anche le pinze freno sono spettacolari. Pensate che hanno 8 pistoni di titanio davanti e 6 al posteriore. La Chiron, ve lo ricordo, è prodotta in tiratura limitata, solo 500 esemplari, di cui 300 sono già prenotati. Insomma, Bugatti si conferma ancora una volta un costruttore dei record, ma non è finita qua, perché ha già annunciato che l'anno prossimo, nel 2018, la Chiron tenterà di battere il record di velocità che apparteneva alla Veyron Grassport, che era riuscita a raggiungere i 431 km orari. Lei riuscirà a fare di meglio? Raccontatemelo nei commenti qui sotto. Ciao, alla prossima Hypercar!